Vai. Ha vinto. Buonasera, buonasera a tutti voi dal Palasport di Vil di Castenaso, provincia di Bologna, per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A, girone B, campionato di Serie A italiano, tra Bologna United e Teramo. Ai microfoni Gianni Racalbuto ed Enrico Bonzanini, buonasera a tutti. E vi do le formazioni della dell'incontro. Per il Teramo, Pierluigi Di Marcello, Di Giulio, Leodori, Barbuti, Andrea Di Marcello, Toppi, Domenico Rossi, Gianpietro, Savini, Pieragostino, Valeri, Collevecchio, Di Marcello, allenatore Marcello Fonti, grande giocatore della pallamano italiana negli anni, diciamo, dagli anni 80 agli anni 2000. Per il Bologna invece abbiamo Rossi e Leban, Garau, Tedesco, Bonassi, Argentin, Savini e Racalbuto, Gherardi, Nardo, Cimatti, Bosniak, Nascetti, allenatore Beppe Tedesco. Arbitri dell'incontro Simone Montillo, internazionali, arbitri internazionali, è vero Enrico? Una designazione prestigiosa questa, perché questi due arbitri stanno facendo molto bene, assieme a Zendali e Riello rappresentano il futuro dell'arbitraggio della pallamano italiana. Devo dire che comunque Bologna nelle ultime tre partite ha avuto tre designazioni sulla carta importanti, e quindi insomma meglio non poteva esserci come premessa per una gara che forse non è decisiva ma che può dire molto di questo girone. Il set iniziale per Teramo è Pierluigi Di Marcello, Di Giulio, Barbuti, Andrea Di Marcello, Toppi, Pieragostino e Valeri, mentre i primi set del Bologna Nardo, Argentin, Pedretti, Savini, Garau e Bosniak, e in porta Michele Rossi. È iniziata la partita, i giocatori si stanno salutando come di consueto ad ogni inizio di partita. La partita è iniziata, Teramo con palla in mano guida il primo attacco. Sì, c'è Toppi che porta, che fa il play in cabina di regia, in playmaking, che prova a giocare questo pallone su Barbuti, si muove bene la difesa di Bologna, Teramo è costretta a un'azione reiterata, tenteranno lo sfondamento probabilmente con Toppi che va a cercare fortuna, la parata di Rossi, c'è il fischio per un fallo di Argentin, possesso per Teramo. Bene, molto tosta la difesa del Bologna, che ha dimostrato sia a Oriago che a Cologne buonissime collaborazioni difensive, tant'è che Bologna viene da due partite vinte, e vinte e come vinte. E intanto c'è il primo tiro di Valeri che viene deviato dal muro bolognese e va in angolo la palla. E dicevo che Bologna arriva da due partite molto importanti fuori casa contro Cologne e contro Oriago, che hanno dato il primo posto in classifica assoluta. Intanto c'è il primo gol del numero 6, Toppi, quindi 1-0 per Teramo. Mentre Teramo ha perso l'ultima partita contro il Romagna e aveva vinto in precedenza contro Cingoli. Teramo si schiera in difesa 5-1 e Bologna sta organizzando il gioco con Bosniak per Argentin, per Savini, uno contro uno di Savini per Bosniak, che prova a sfondare la difesa e prende 9 metri, forse qui c'era un mezzo sfondamento, Enrico, che dici? Deve stare attento Bosniak, perché anche se ha spostato la spalla per cercare di assottigliare lo spazio percepito, ha comunque commesso un limite, al limite dello sfondamento. Ci prova adesso Bologna con Argentin che si divincola, questo anche un fallo bello maschio. Teramo è la miglior difesa del campionato, Bologna è la squadra che nel girone d'andata gli ha segnato di più, ci prova Bosniak, Murato va a cercare l'ala, Garau ancora Di Marcello, bisogna stare attento a non innescare Di Marcello contro Cingoli, la vittoria a sorpresa di Teramo, molto va a merito del portierone di Teramo. Di Marcello che è stato per anni portiere della nazionale italiana, Di Marcello penso abbia 37 o 38 anni e ha giocato anche a Carpi negli anni d'oro di Carpi, è vero Enrico? Sì, beh, io lo conosco molto bene Pierluigi Di Marcello, intanto è un uomo straordinario, uno dei pochi giocatori che sa essere leader anche quando non gioca, e poi a Carpi ha chiaramente fatto una delle migliori stagioni andandosi a prendere assieme a una squadra comunque ben allestita una Supercoppa italiana, che per il momento è anche l'unico trofeo nel palmarès di Carpi. Tra l'altro adesso il coach Beppe Tedesco viene chiesto di mettere una canottina perché si confonde con
la maglia di Teramo, non vedo Pier Agostino, quindi Teramo inizia questa partita senza il proprio fromboliere principale. Questa è una notizia, anche perché in settimana sembrava in settimana che dovesse addirittura arrivare uno straniero. C'è a Teramo, si chiama De Oliveira, è un brasiliano, ma verrà tesserato soltanto per la prossima. E quindi Teramo ancora si è presentato poco fa con un altro tiro di Valeri, ma murato dall'ottimo muro della difesa bolognese. Di Giulio che prova a venire su dall'ala destra, lui è mancino, ancora per Valeri, tira Valeri in sottomano, ma Michele Rossi è molto bravo a parare e lancia la seconda fase per Bologna, ed è Savini ancora per Bosniak che prende però un colpo in faccia da Valeri. Gli arbitri non so se hanno visto, è stato un colpo sicuramente involontario, ma in piena faccia a Bosnia, che è giù per terra, ha preso una bella botta. 2 minuti soltanto al numero 6 Toppi, anche se il regolamento dice che quando c'è un colpo in faccia come questa volta, il rosso è il cartellino giusto. Rimane giù Bosnia, che ha preso veramente una botta notevole, è entrato in campo subito il medico, e tra la presa tra il naso e la bocca molto forte, si vedono i segni, e comunque si è rialzato in questo momento il forte giocatore del Bologna e riprenderà a giocare. In effetti, anche se è il primo fallo della partita, ma di una tale gravità che sicuramente il cartellino rosso doveva essere meritato per il giocatore. Tanto sono stato ingannato dalla capigliatura, perché Pier Agostino c'è in campo e parte nella sua posizione più congeniale. Poi, ripeto, il 2 minuti tra l'altro neanche visto direttamente, si sono dovuti consultare, ma se non è cartellino rosso questo, con un pugno a bloccare l'ingresso del centrale, io francamente non capisco l'applicazione. È stato dato un doppio cartellino rosso a Teramo per molto meno. Sì, e adesso è Savini che prova a lanciarsi, Bernardo che rinuncia al tiro, ancora Savini per Bosniak che entra e fa un bellissimo gol. Bosniak beffando il portiere tra spalla e orecchio, e quindi 1-1 dopo 3 minuti e 43 secondi giocati. Teramo che gioca in 5 uomini per l'espulsione del numero 13 Valeri. Scusate, espulsione di 2 minuti naturalmente, ed è Di Giulio che fa circolazione di palla con Pier Agostino, ancora Di Giulio che si trova inusualmente nella posizione di terzino sinistro, para Rossi, ripara Rossi sul tiro di Barbuti e di Di Marcello Andrea, ed è Nardo che in seconda fase segna il secondo gol per Bologna. Doppia parata per Michele Rossi, che ancor di più si fa notare come forse uno dei migliori portieri di questo girone B, Enrico. Beh, io credo siano 2 o 3 partite che manda dei messaggi chiari al commissario tecnico della Nazionale Trillini. Qui una doppia parata straordinaria. Nardo ha sbagliato perché si è mosso male su Barbuti. In superiorità numerica non puoi concedere quel tipo di conclusioni. Ma Rossi ha parato prima su Barbuti e poi la respinta del pivot, che era stata presa dal pivot di Marcello. Non mi è piaciuta, non mi sta piacendo la difesa di Bologna. Molto statica, molto lenta anche negli scivolamenti. Invece in attacco molto bene Bosnia, con un gol e un assist. Ha iniziato molto bene la gara. Adesso la difesa del Bologna è leggermente cambiata, perché in superiorità numerica Garau sta difendendo profondo su Pier Agostino, e ferma l'attacco del Teramo Bologna, e ancora prova a tirare ma prende palla, Bosniak lancia Nardo ma viene intercettato dal numero 6 Toppi, il quale tira, ma Rossi ancora para un tiro difficilissimo, rimbalzato sul palo lontano, ma con uno scatto felino devia la palla in fondo, ed è Bologna che adesso attacca. Intanto i 2 minuti sono rientrati per Teramo, quindi parità numerica fra i giocatori del Bologna e del Teramo, 2-1 dopo 5 minuti e 45 secondi giocati, e l'arbitro dà un cartellino giallo a Marcello Fonti, mister del Teramo.
Enrico, hai visto il perché? Per proteste forse? Ha protestato molto per l'azione in precedenza, quella dove aveva tentato il tiro con l'ennesima parata. I Rossi, pensate al dato, ad Oriago i portieri hanno fatto 2 parate nell'intero primo tempo, Rossi ne ha fatte 4 in appena 6 minuti. Sì, veramente Rossi è in grande spolvero, Michele Rossi, tornato a Bologna dopo 3 anni di lontananza, tira Savini ma viene parato da Pierluigi Di Marcello, prova a lanciare il contropiede Di Marcello ma è lungo il lancio e quindi la palla va fuori, ritorna al Bologna, Argentin si lancia ancora per Bosniak che prova a sfondare per Garau che prova da Rannardo ma viene intercettato la palla da Barbuti e quindi Teramo recupera palla e va in attacco. Toppi, Pieragostino, Di Giulio, Valeri, Barbuti e Andrea Di Marcello, questi sono i giocatori del Teramo che stanno giocando in questo momento. 6-0 la difesa, torna del Bologna e quindi abbiamo ancora Toppi che prova a superare Argentin ma non riesce, 9 metri per Teramo. Intanto ci sono già alcuni risultati del girone B come Modena-Oriago che è finita 20-29, quindi Oriago ha vinto a Modena e penso che sia stata la squadra che ha vinto a Modena col più alto punteggio in assoluto, 9 gol. Ricordo che il campo di Modena è un campo molto difficile per dimensioni, per clima, per tifo del Modena, quindi Oriago sicuramente ha fatto una gran bella vittoria. Si è vendicata Oriago, tanto la parata di Rossi, vediamo se c'è spazio per la seconda fase, sembra lunga questa palla, ci arriva Nardo, fa un gol pazzesco, clamoroso, senza angolo di tiro, è andata a metterla sotto le gambe di Marcello. 3-1, dicevo, vendetta sportiva di Oriago sul campo di Modena, era stata una vittoria rocambolesca quella di Modena sul campo di Oriago, in tanti avevano detto che probabilmente la matricola terribile veneta poteva essere al capitombolo, al capolinea della propria avventura di vertice, invece dà un segnale molto forte al campionato, anche Cingoli che va a vincere di misura Carpi. Di un gol, infatti, e ancora Teramo, Di Giulio per Pieragostino che prova a fintare il tiro e scarica la palla a Toppi, Valeri, ancora Pieragostino, stessa finta di prima, e ancora palla a Barbuti ma 9 metri per Teramo e Andrea Di Marcello che dà la palla a Pieragostino che incrocia con Barbuti che viene murato dall'ottima difesa del Bologna. Pedretti in questo caso ha murato a 2 mani, fino adesso Valeri non è riuscito a fare gol nonostante 3 tiri, tira Pieragostino ma oltre la traversa. Doveva sbrigarsi a tirare il Teramo perché era sotto passivo e Bologna prova a sfruttare la seconda fase ed è Bosniak che questa volta non sbaglia assolutamente, un gran tiro sul primo palo ed è 4-1 per Bologna. Intanto c'è passi del Teramo e Bologna ancora va in attacco, questa volta con attacco organizzato. Buona la partenza del Bologna, vero Enrico? Sì, in attacco molta confusione, in difesa maglie abbastanza larghe, Teramo sta sbagliando tanto, Bologna si trova avanti. Il tiro di Bosniak di prima, gol, quindi nulla da dire, però azione abbastanza forzata. È stato bravo Bosniak, sta entrando in fiducia anche dopo la partita di Oriago, però ripeto, non c'è motivo di forzare, la palla va giocata come in questo momento. E infatti questa volta Bosniak ha forzato, è stato murato, ma fortuna ha voluto che la palla è andata lateralmente, quindi ancora possesso del Bologna. Bosniak che chiama Pedretti in mezzo alla difesa del Teramo ed è Bosniak per Savini che prova a superare uno contro uno ma viene fermato da Leodori che fino adesso ha giocato soltanto in difesa ed è 9 metri per Bologna. Numeroso il pubblico qui al Palasport di Castenaso. Bosniak ancora, Garau che va in doppio pivot per Savini, per Argentin che gioca uno contro uno ma viene fermato irregolarmente ed è 7 metri per Bologna. Sì, decisione giusta, bravo Argentin ma bravi anche gli esterni, ormai Teramo l'ha capito, Savini prova a entrare, Bosniak appena la palla tira, giusto anche premiare Argentin che ha fatto la scelta giusta, quella che ha poi spaventato Oriago nel primo tempo, penetrare, penetrare forte, va Bosniak che mette dentro anche il terzo gol della sua partita, questo è veramente un gran rigore. Sì, ancora ha fatto passare la palla vicino alle orecchie di Di Marcello,
ed è, direi, massimo vantaggio, non è un 5-1, sì, ancora il cronometro non è aggiornato, ma è 5-1. Tra l'altro, Gianni, ti segnalo che Di Marcello ha detto una cosa alla panchina: non l'ha mai fatto. Sintomo che Di Marcello è uno dei portieri vecchio stile che studia i video e studia le partite. Sì, infatti, io ricordo che in quel di Teramo, seconda giornata di andata, il Bologna andò a vincere per 29-18, quindi con un più 11, un notevole vantaggio. E come si sta delineando la partita in questo momento, 5-1 è la partenza dopo 11 minuti e 29 secondi e intanto c'è un gol di Pieragostino che accorcia le distanze. Certo, la partita è lunga e vedremo come andrà a finire. Sposta Bosniak a terzino sinistro Savini ed è Savini adesso a comandare il gioco. Ancora difesa 5-1 del Teramo, Savini che si inserisce in doppio pivot, palla a Pedretti che prova a scaricare a Garau ma viene fermato, era buona l'intenzione di Pedretti ed è Bosniak ancora che prova a trovare lo spazio per il tiro ma non riesce e quindi 9 metri Argentin per Bosniak che prova a anticipare la palla ma c'è una palla persa di Bosniak che voleva servire Garau, questo è da evitare, Enrico. Sì, questa è una stupidaggine perché comunque era andato fuori tempo un difensore nel tentativo di anticipare. Bologna resta sul più 3, la palla è in mano a Teramo. Teramo è una squadra che sta giocando una pallamano molto ragionata, non si è scomposta anche dopo il più 4 di Bologna e Bologna deve trovare soluzioni più facili in attacco, con più pazienza. Sì, ed è entrato per il Teramo Gian Pietro che gioca centrale. Toppi, Gian Pietro, Pieragostino che si è spostato nella posizione di terzino sinistro, la difesa ferma con Pedretti, Pieragostino e addirittura sono 2 minuti, mi sembra un po' esagerato, non sono passati dal cartellino giallo, 2 minuti per Pedretti, mi sembra un po' esagerato anche considerando il colpo in faccia di Valeri a Bosniak nei primi 5 minuti di gioco. Enrico, te la spiego molto facilmente, il signor di gara Monitillo ha sbagliato perché non si era accorto che era già stato ammonito Pedretti e stava per estrarre il giallo, doppio giallo e rosso, non potendolo fare e avendo già fischiato ha deciso di estrarre il dito dei 2 minuti. È ovviamente una valutazione sbagliata, l'hai detto bene tu, un pugno in faccia non può valere una strattonata di maglia. Bene, e intanto Toppi ha fatto fallo di sfondamento e quindi la palla ritorna al Bologna 5-2 dopo 13 minuti e 27 secondi giocati e Bologna in 5, vediamo se troverà lo spazio per andare al tiro in questa difesa molto aggressiva del Teramo. Bosniak, Bernardo ancora per Argentin che prova a giocare uno contro uno, tira una botta incredibile Argentin e segna il suo primo gol dopo un cambio di direzione da sinistra verso destra, tira sul secondo palo del portiere Di Marcello e segna il sesto gol del Bologna. Pieragostino per Toppi, ancora per Gian Pietro, Pieragostino ancora per scalata verso Gian Pietro ma ferma la difesa in inferiorità del Bologna. Ancora Toppi di Giulio, ancora Gian Pietro ma ancora sfallo di sfondamento giustissimo su Argentin ed è Bologna che va seconda fase. Savini uno contro uno, viene fermato irregolarmente, 9 metri per Bologna, 9 metri per Bologna, ha preso una botta a Savini ma niente di grave, ritorna in campo come prima. Si lamentano i tifosi del Teramo contro l'arbitro, non si sa il perché e comunque il gioco riprende. Ci prova Savini con Bosniak, ci sta prendendo per mano Argentino, un gol e una grande difesa. Bravo anche Nardo adesso fuori per lasciare spazio, ci riprova con la uno Kempa, ancora una volante, Bosniak e Garau l'avevano provata, Oriago gli riesce anche in questo caso. Ormai è un asse abbastanza acclarato questo, le difese ce la studieranno ma è bellissimo vederla. È sembrata proprio la fotocopia del gioco al volo fatto ad Oriago che tanti di voi hanno visto grazie a Pallamano TV ed è una bellissima azione molto spettacolare. Ed è Teramo, Gian Pietro per Toppi, per Pieragostino,
ancora incrocio con Barbuti, Gianpietro, Di Giulio che prova con fisicità a lanciarsi ma perde palla Pieragostino, prova a lanciare il contropiede a Rossi ma poi rinuncia Bosniak, Savini ancora, Nascetti, e segna Nascetti che è entrato al posto di Pedretti ed è 8 a 2 per Bologna dopo 16 minuti di gioco, ed è Teramo con Marcello Fonti che è costretto a chiamare il time out. Ha sbagliato forse solo a parlare con l'arbitro Bosniak, non serve, sta facendo forse la più bella partita dall'inizio della stagione, nel primo tempo è entrato subito in partita, ha forzato una sola volta, soprattutto sta facendo giocare e divertire i compagni, una bella scalata per Nardo, un bel assist per Argentin, una grande idea per Nascetti che ha fatto un movimento da pivot di quelli consumati e poi gol pesanti, sta andando tutto bene, non bisogna parlare con gli arbitri, tutto quello che è già stato, va cancellato, 16 minuti, 8-2 per Bologna, direi che nonostante qualche arrugginimento è un grande inizio per la nostra squadra. Benissimo, finito il tempo del time out, abbiamo visto Marcello Fonti arrabbiarsi molto con i suoi giocatori, probabilmente per dare quello sprint, quell'energia, quello stimolo necessario per riprendere la partita. E ritornano in campo praticamente quelli che sono usciti, Barbuti, Pieragostino, Gianpietro, Andrea Di Marcello, Toppi, Di Giulio e Pierluigi Di Marcello in porta, e gli stessi per Bologna, anzi no, per Bologna è entrato in campo Gherardi ed è uscito Nascetti, fanno probabilmente cambio attacco e difesa Nascetti e Gherardi, Gianpietro ancora per Di Giulio che segna dalla sua posizione ideale di ala destra e accorcia 8-3 dopo 16 minuti e 37 secondi giocati. Anzi no, il cambio tra attacco e difesa è tra Argentina e Nascetti, quindi Gherardi si appresta a fare il suo primo attacco per Bologna. Bosniak nella posizione di centrale per Gherardi, per Savini, sempre uguale la difesa del Teramo, 5-1. Non molta profonda, ma è una 5-1. Savini passivo per Bologna, prova Savini a dare la palla a Gherardi ma la palla non arriva a Garau per una deviazione della difesa e sono 9 metri per Teramo, ha provato a sfruttare la velocità ma non è riuscita, la difesa del Bologna si è chiusa in tempo. Gianpietro che fa cambio attacco con Leodori, quindi Gianpietro gioca in attacco, Leodori in difesa, ed è Gianpietro che ordina l'attacco, Pieragostino in terzino sinistro per Gianpietro, per Toppi, ancora per Di Giulio che perde palla nel modo di tirare, contropiede e lancio di Bosniak, ma non buono il lancio di Bosniak, secondo me è un po' forzato, Garau aveva il difensore accanto. Enrico, tu l'hai vista in maniera diversa? Ma no, semplicemente Seba non, Garau non guardava la palla, non era neanche un brutto passaggio. Adesso andiamo a prendere un gol ingenuo sul capovolgimento di fronte 8-4. Stiamo sbagliando nelle cose ingenue, perché alla fine questo non era neanche una brutta azione, dobbiamo solo stare più rilassati. Cambia sulle ali, rimbrotto anche per Bosniak da parte di coach Beppe Tedesco. Dentro Cimatti, fuori Nardo, dentro Matteo Tedesco, fuori Seba Garau. Sì, ha cambiato totalmente sia l'ala destra che l'ala sinistra, Beppe Tedesco, Matteo Tedesco e Luca Cimatti. Bosniak per Savini, ancora Bosniak, bella la palla per Matteo Tedesco che si era spostato nella posizione di doppio pivot e segna il nono gol per Bologna. 18 minuti e 47 secondi giocati, 9-4 per Bologna. Stiamo facendo le cose fatte per bene, soprattutto guardiamo sempre i tagli, siamo molto attenti. Non abbiamo preso dei brutti gol, perché oggettivamente 4 reti in 20 minuti da Teramo non è un brutto score. Non abbiamo probabilmente controllato le cose, quelle fondamentali. Abbiamo mollato, come abbiamo fatto magari nelle prime partite, sui possessi reiterati. Adesso c'è una bellissima difesa da parte di Savini. È costretto a perdere il pallone, Toppi lo salva l'arbitro col fischio ai 9 metri. Io vorrei dire una cosa. Teramo mi sembra molto forte nella difesa individuale sui terzini,
ma abbastanza debole nella difesa sul pivot. Infatti diversi sono stati i gol del Bologna dalla posizione di pivot. Ha segnato Gianpietro, il suo secondo gol personale, e quindi ho l'impressione che lasci un po' a desiderare la difesa del Teramo sul pivot, ed è questa l'azione che deve sfruttare di più il Bologna. Savini ancora uno contro uno, prova a dare la palla a Luca Cimatti, ma è non precisa e la palla va fuori, e quindi Teramo ha la possibilità ancora di accorciare, addirittura di andare sul meno 3, 9-5 comunque. Peccato perché questo poteva essere un possesso importante per tornare sul più 5. Siamo sul più 4, palla in mano a Teramo, gestita male. Cimatti non ha la struttura di un'ala da IHF, altrimenti il passaggio di Savini sarebbe stato corretto. Ci prova Gianpietro, che è un giocatore importante, non molto alto, non longilino, ma molto importante. Pieragostino, bravissimo Gherardi, con una splendida difesa, pallo manona sulla palla e Pieragostino fermato. Palla ancora per il Teramo, che deve velocizzare il tiro. Ci prova con Gianpietro, ci sta facendo molto male Gianpietro, perché ha un braccio tremendamente rapido, le percentuali dei portieri sono calate e la difesa non è più serrata come all'inizio. Fuori Savini, dentro Bonassi. Beh, questa volta però è il 50% della colpa della difesa, 50% del portiere, perché questa a mio parere era una palla parabile da parte di Michele Rossi, ma nulla da dire su Michele, perché fino adesso ha fatto veramente una grande partita. Bonassi per Tedesco, per Nascetti che sbaglia una palla facilissima, porta vuota, su un bel passaggio di Matteo Tedesco, che dal fondo riusciva a dare la palla a Nascetti che si trovava in pivot. Pieragostino in velocità segna il suo secondo gol, nulla può Michele Rossi, ed è 9-7 dopo 21 minuti e 30 secondi dall'inizio della partita. Quindi Teramo si avvicina. Da ricordare che Bologna al 16° si trovava 8-2 e adesso, dopo poco più di 5 minuti, 9-7, quindi da un vantaggio di più 6 a un vantaggio di più 2. E infatti Beppe Tedesco prontamente chiama il time out, e giustamente. Ma ci siamo uccisi con le nostre mani, perché le prestazioni difensive sono calate tanto, siamo probabilmente calati perché il punteggio era molto largo, noi non sappiamo ancora giocare con i punteggi molto dilatati, e poi oggettivamente ci ha un pochino tagliato le gambe sbagliare quella tipologia di gol e prendere dall'altra parte la seconda fase, perché aveva smarcato benissimo davanti al portiere Nascetti, questa volta è mancata la precisione, probabilmente ha visto la sagoma di Di Marcello materializzarsi davanti a sé in maniera troppo rapida, ha provato ad alzare il pallone che non ha preso nemmeno i pali. Quella posizione è grave. Sì, è grave, la porta era praticamente libera, perché Di Marcello era andato per parare il tiro dall'ala sinistra. Poi era stato bravissimo Matteo Tedesco a darla a Nascetti, che era proprio libero. Vabbè, ci sta, è un errore. Speriamo che non se ne facciano più. Ed è Bonassi per Gherardi, che tira sul secondo palo Gherardi e segna, prendendo in controtempo Pierluigi Di Marcello. Ed è Teramo ancora, Gianpietro che detta i tempi di gioco, ha un bellissimo cambio di velocità questo giocatore, è molto piccolo fisicamente ma dà un grande sprint alla squadra. Toppi per Pieragostino, finta, ed è sempre la stessa la finta di dare la palla verso destra e andare verso sinistra con palleggio, quindi deve leggere bene la difesa del Bologna questa finta. Di Giulio ancora sul passaggio di Toppi, perde palla, non riesce ad andare al tiro. Bonassi che prova a lanciare Gherardi, Argentin dà la posizione di pivot, ed è quello che io dico, Argentin segna ancora, dico che la difesa del Teramo non copre sufficientemente bene sul pivot e quindi sulla linea dei 6 metri i giocatori del Bologna. Tanti gol, molto forti fisicamente sui terzini, ma poco sul pivot. Questo è il mio parere. Gianpietro per Pieragostino, Di Giulio che si è spostato a terzino destro e ha mandato Leodori all'ala destra. Incrocia Di Giulio per Pieragostino, tira e segna. Dopo l'incrocio con Di Giulio, Pieragostino si è alzato dai 10 metri circa ed è andato a tirare dai 9.
Matteo Tedesco per Bonassi, è rientrato Savini ed è uscito Argentin, Gherardi, Savini, Bonassi, Bosniak nella posizione di pivot. Sai che non è neanche una brutta idea, in allenamento gli ho visto fare delle belle cose, è anche forse una maniera per responsabilizzare di più gli altri esterni, si palleggia forse un po' sui piedi Gherardi, vediamo la palla ancora per Bologna, non deve aver fretta, Bonassi, grandissimo gol, non era per nulla facile perché gli era rimasta lì la palla. Grande scelta quella di Beppe Tedesco, che con Bosniak a pivot ha completamente scombussolato le carte di Teramo. Io lo ripeto, in attacco non stiamo giocando complessivamente male, anche se gli errori che abbiamo fatto sono stati gravi. In difesa invece qualcosina nell'attenzione manchiamo. È probabilmente servito il time out di Beppe Tedesco perché ha veramente ricaricato i suoi giocatori che hanno... Adesso ha fatto un parziale di 3-0 riportando a più 4 il vantaggio del Bologna. 12-8 dopo 24 minuti e 16 secondi. Pieragostino viene, supera un muro non molto buono del Bologna e segna ancora il suo quarto gol. Sì, non benissimo neanche Michele Rossi qui che dopo un inizio di gara straordinario non è più riuscito a trovare i giusti tempi per trovare una parata per caricarsi ulteriormente. Dentro Leban, un po' come Auriago, si cerca, abbiamo due grandi portieri, è giusto farli giocare entrambi. È Savini che prende fallo dai 9 metri, difesa del Teramo che cambia, è una 5-1 spostata su Bonassi se non una 5-1. Bosniak per Bonassi, per Gherardi che segna con forza il suo secondo gol dal terzino destro. 13-9, 5 minuti circa alla fine, poco meno. Gianpietro che prova a trovare spazio nella difesa, passa la palla di Giulio, niente da fare. Pieragostino, Barbuti, ancora Gianpietro che fa fallo di sfondamento, giusto questa volta la fischiata degli arbitri. Leban rimette in gioco per Bosniak. E la palla adesso scotta pesante perché mancano 4 minuti e mezzo al termine della prima frazione di gioco. C'è un più 4 palla in mano, possibilità di riavvicinarsi a quel massimo vantaggio che era di 6 reti. Sì, ancora Savini, difesa uomo su Bonassi, Gherardi che sbaglia questa volta il tiro, si era liberato uno contro uno. Intanto è andato... C'è stato un cambio nel Teramo, è entrato il portiere col numero 16 Collevecchio al posto di Pierluigi Di Marcello. Pieragostino che ha tirato ma ha tirato fuori, ma la palla è stata deviata in angolo, quindi il possesso rimane del Teramo. Si rimette la palla in gioco, ancora Gianpietro con la sua velocità di gambe. È un punto difficile da difendere per la difesa del Bologna ed è Leodori, grande circolazione di palla, Pieragostino che prova a tirare sotto mano ma non riesce, prova a lanciare dopo averla recuperato la palla Matteo Tedesco al suo compagno di squadra, ma no, a Luca Cimatti, ma la palla non arriva a destinazione, anzi viene recuperata da Teramo che va in attacco e c'è una grande parata di Leban. Bologna di nuovo in possesso di palla e va in attacco a meno di 4 minuti dalla fine, anzi 3 minuti e 20 secondi dalla fine, ed è Gherardi per Savini, sempre marcata uomo Bonassi, Gherardi che tira ma viene parato, probabilmente Enrico un po' forzato questo tiro di Gherardi. È vero, un po' forzato, io non vedevo però tantissime altre situazioni, non ci siamo mossi bene in attacco, attenzione al contropiede, grande Gherardi che va a murare, vediamo se c'è spazio per il contropiede di Bosniak che va a lanciare Matteo Tedesco che mette dentro un gol splendido, bravi tutti, si rifà Tedesco dell'errorino, anzi errore abbastanza grave di prima nel lancio in contropiede, veramente molto bravi tutti e buona anche la scelta di giocare con Bosniak pivot. Un po' meno al centro dell'azione, lascia giocare di più i ragazzi fuori dall'arco e soprattutto confonde le idee a Teramo. 14-9 quando mancano 2 minuti e mezzo. Ed è sempre Gianpietro la testa della squadra del Teramo, Di Giulio che fa un cambio di posto con Leodori, Andrea Di Marcello che prova a uscire e rientrare in pivot, ancora Gianpietro che finta il tiro viene fa spostare la difesa, ma la difesa di Bologna chiude molto bene. Non trova spazio l'attacco del Teramo in questo frangente.
due minuti alla fine del primo tempo, 14-9 per Bologna, più 5 Di Giulio che tira ma prende, riceve fallo da Bogna, e sono 7 metri per il Teramo, rimane a terra Di Giulio perché ha preso una botta nel fianco, si ritira su adesso e c'è 7 metri per Teramo, sarà Gian Pietro a tirare dalla linea dei 7 metri. Bosniak ha preso due minuti, Enrico. Sì, sì, ha preso due minuti su questa azione, si è arrabbiato tantissimo Tedesco sull'azione di Bosniak difensiva, non solo la sua, si è mossa male la difesa, ci stiamo muovendo molto male in difesa in questo momento, e Teramo che comunque sta facendo fatica, perché poi il punteggio è chiaro, 14-9, è vero, adesso c'è un 7 metri da tirare, ma comunque Teramo sta facendo abbastanza fatica, è diventata più complicata la partita, perché? Perché sbagliamo cose semplici. Ed è Rossi che rientra, ha fatto cambio con Leban. Gian Pietro, forse il migliore del Teramo fino a questo momento, contro Michele Rossi, fiscano gli arbitri. E segna all'incrocio dei pali Gian Pietro il suo quarto gol, questa volta dai 7 metri, il suo primo 7 metri. 14-10. Un minuto, poco più di un minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Argentina che va a posizionarsi nella posizione di pivot, Savini per Bonassi, Bologna con un uomo in meno, incrocio a Bonassi per Savini, uno contro uno, ancora viene fermato dalla difesa di Leodori, Savini che incrocia per Gherardi, Gherardi che si accentra per Bonassi, ancora Gherardi, alzano il braccio del passivo gli arbitri, forse era buona la palla, è ancora passivo, un minuto alla fine, Bologna deve sbrigarsi a tirare, Gherardi tira ma viene parato facilmente da Collevecchio, ed è Teramo che va in attacco veloce, Pieragostino per Barbuti, non trova spazio e Teramo decide di ragionare, forse il suo ultimo attacco, 40 secondi alla fine, Toppi nella posizione centrale, superiorità per il Teramo, Di Giulio, ancora Toppi, Pieragostino che prova a lanciarsi, Toppi che gioca uno contro uno con Argentin ma viene fermato, 20 secondi alla fine, perdono un po' di tempo, Andrea Di Marcello che dà per Pieragostino, per Di Giulio che prova a trovare spazio, niente da fare, Toppi ancora per Barbuti, il tempo passa ma il Teramo non tira, 9 metri, 7 secondi alla fine, ancora Pieragostino, 2 secondi, Pieragostino tira ma viene deviato dal ottimo muro di Bologna, finisce il primo tempo 14-10 per Bologna. Enrico, vuoi dire due cose? Ma allora ti dico questo, fondamentalmente il punteggio ci premia, perché 14-10 al termine del primo tempo contro una ottima squadra, una squadra che, lo ripeto, non mi stanco di ripeterlo, è la miglior difesa del campionato, la proiezione dice che potremmo andare sui 28 come all'andata a Teramo, quindi in attacco abbiamo poco oggettivamente, al di là di qualche errore di troppo da contestare, in difesa invece la squadra non mi è piaciuta, molto larga, molto appoggiati alle parate dei portieri, siamo nervosi, incomprensibilmente molto nervosi, è normale che questa sia considerata a giusto titolo una finale, perché ripeto, Teramo è una squadra che se la giocherà con Bologna per la vetta della classifica, vincere oggi vorrebbe dire probabilmente strometterla dal primato, però ripeto, siamo in vantaggio, la stiamo gestendo, non ha senso buttarla in vacca arrabbiandoci tra di noi, belli tranquilli, belli rilassati come a Cingoli, come a Cologne, pardon, come a Oriago, e questa è una partita che ha la nostra portata. Bene, radioascoltatori, ci risentiamo fra circa 10 minuti. Riprendiamo la diretta radio qui dal Palasport di Castenaso, partita valevole per la seconda giornata di ritorno del girone B della Serie A, della Serie A1 di pallamano. Bologna ha rimesso in gioco adesso e si appresta a fare il primo attacco, punteggio 14-10 per Bologna alla fine del primo tempo, sono rientrati in campo per Bologna Tedesco, Bonassi, Savini, Gherardi, Nardo,
e Leban, Alessandro in porta. Intanto c'è il primo gol del secondo tempo da parte di Nardo, con una bella azione ragionata dei ragazzi del Bologna, Enrico. Bravo Gianni, così li vogliamo vedere giocare, belli, rilassati, scalare, guardare il giocatore libero. E poi Nardo, dobbiamo dirlo, in difesa c'è qualcosa da sistemare, ma in attacco è una sentenza. Ed è sempre Giampietro per il Teramo, insieme a Barbuti, Pieragostino, Di Giulio, Leodori, è in porta Collevecchio per il Teramo. Argentini in velocità segna un altro gol per Bologna, è il terzo gol personale. Sembra quasi l'inizio del primo tempo, Enrico. Molto bene, 2-0, pronti via. Finalmente vedo corretta la cosa che non ho visto nel primo tempo: la tranquillità, la serenità e la capacità di prendere le decisioni giuste senza arrabbiarsi. Giocare questa partita, giocarcela fino in fondo, e poi ripeto, siamo in vantaggio, sono loro che devono rincorrere. Più 6 Bologna dopo 1 minuto e 30 secondi dall'inizio del secondo tempo. È entrato in campo Toppi per il Teramo, è uscito il Giampietro che tanto bene ha fatto nel primo tempo, ed è Andrea Di Marcello che rimette la palla in gioco. Era stato un fallo di 9 metri. Toppi per Di Giulio dalla posizione del terzino sinistro, Pieragostino che prova a giocare uno contro uno. Spesso Pieragostino fa questa finta di dare la palla a destra e poi va a sinistra. Pieragostino che ancora spinge, ma Bonassi lo ferma, e braccio del passivo degli arbitri per il Teramo, ed è tiro di Leodori che beffa Leban. Tanti sono stati i passaggi dopo l'alzata del braccio da parte degli arbitri, non capisco. È vero che il regolamento dice da 5 a 8, però vabbè, è lo stesso. Gherardi per Bonassi, difesa sempre uguale del Teramo, questa 5-1 con Andrea Di Marcello profondo nella zona centrale del campo. Gherardi per Nardo, per Bonassi, ed è subito passivo alzato per gli arbitri. Bella la palla di Bosniak per Matteo Tedesco, che non si fa pregare e tira sotto la traversa segnando dai 6 metri, e ancora una volta lascia desiderare la difesa del Teramo per quanto riguarda la posizione di pivot, sulla difesa, sul pivot. Infatti tanti gol sono venuti dal pivot. Io non so come la vedi tu Gianni, ma probabilmente consci che Bologna gioca molto sugli esterni non l'avevano neanche preparata. Invece è stato bravissimo coach Beppe Tedesco a studiare anche la soluzione dei tagli. Grande murata qui di Jack Savini, che sta entrando prepotentemente in partita partendo la difesa. Che palla per Argentin, la parata di Collevecchio, peccato. Prova il contropiede Teramo, Di Giulio va via da solo, prova a mettere dentro un pallone. Questo è un gol veramente importante, ma si arrabbia Leban e ha ragione, perché un giocatore a pallamano non può far gol palleggiando per tutto il campo. 17-12, io Gianni lo ripeto, giochiamo bene ma ci addormentiamo sulle cose facili. Ma Di Giulio sicuramente è stato bravo, è importante, ha creduto in questa azione, praticamente un contropiede da solo in palleggiando per 30 metri, vabbè, ha fatto gol. Bonassi per Gherardi, uno contro uno, e segna Gherardi con una bella azione personale. Non è una costruzione di gioco, ma proprio un'azione personale. Sfruttava uno contro uno, ci ha abituato a queste azioni Gherardi, molto forte il giocatore uno contro uno. Di Giulio, piccolino di statura, ma dal secondo tempo, anche parte del primo, che sta giocando terzino destro in attacco, ogni tanto fa cambio di posto con bellissimo il gol di Pieragostino dai 9 metri, un grandissimo gol all'incrocio dei pali, ha trovato il jolly. Questa è tanta roba, questa è una grande conclusione imparabile per il portiere, molto molto bravo in questo caso Pieragostino. Ed è Savini per Gherardi, ancora per Bonassi che si alza, tira, c'è un angolo, il portiere c'era quasi arrivato ma non sufficientemente a toccarla per evitare l'angolo, ed è Bosnia che ha forzato il tiro, ha preso il palo, la palla va al Teramo.
tutto il campo in palleggio per Via Agostino, che commette doppio palleggio e quindi perde palla, e Bologna ha l'opportunità di ritornare in attacco sul più 5, 18-13 dopo 5 minuti e 40 secondi dall'inizio del secondo tempo. È una palla importante questa, possiamo tornare sul massimo vantaggio. Gherardi la gioca su Bonassi, Bonassi si fa murare, resta lì il pallone, Savini para con Levecchio, parata grandiosa, questo è il portiere del Teramo che è rimasto fermo e ha ipnotizzato Savini. Adesso dobbiamo difendere, non dobbiamo assolutamente disunirci, trova il gol Teramo, queste sono le azioni da non commettere, torna sul meno 4 Teramo, dobbiamo stare sereni, tranquilli, siamo in vantaggio, devono correre loro e ripeto, stiamo sbagliando cose facili che di solito invece ci riescono bene. Ed è stato Leodori a segnare con una bella azione personale il 14° gol per Teramo. Savini per Bosniak in posizione di terzino sinistro, che dà palla dall'altra parte per Gherardi, uno contro uno di Gherardi, ma tira e forse c'era fallo, ma l'arbitro lasciano correre ed è Toppi che si invola per Leodori, niente da fare, viene fermato da Pedretti, recriminano un fallo da 7 metri i giocatori del Teramo, ma gli arbitri non sono della stessa idea ed è Di Giulio per Toppi col numero 6, sposta il André Di Marcello tra primo e secondo della difesa, anzi tra secondo e terzo, Toppi per Di Giulio, ancora per Pier Agostino che si alza e tira e segna dai 9 metri. Ha fatto già 6 gol Pier Agostino, tutti i tiri, quasi tutti i tiri da fuori. È molto forte con questo tiro in elevazione Pier Agostino, deve stare attento il Bologna. Ed è un 18-15 per Bologna dopo 7 minuti e 40 secondi dall'inizio, un parziale di 3-0 per Teramo in questo momento, e quindi Bologna deve ritornare sicuramente a segnare, a giocare come prima. Rientra in campo Argentin, fuori Gherardi, Savini, non si capisce gli arbitri il metodo per il passivo, perché per Bologna hanno alzato immediatamente il braccio del passivo. Intanto abbiamo Pedretti che ha sbagliato un tiro dai 6 metri, probabilmente sull'ultimo passaggio per il passivo. Pier Agostino per Toppi e c'è un 7 metri per Teramo, giusta la fischiata degli arbitri e Teramo ha la possibilità di andare sul meno 2. Entra Gian Pietro per andare a tirare il 7 metri del suo secondo 7 metri contro Leban. Gian Pietro tira e segna ed è 18-16. Bologna deve un attimino riprendere il gioco che ha fatto nei primi 10 minuti del primo tempo, ma anche nei primi 5 minuti del secondo tempo. Bosniak per Savini, per Argentin, ancora Bosniak che si lancia, prende il palo, la palla va fuori sul tiro di Bosniak, non una grande costruzione, vero? È incredibile, siamo rientrati in campo, abbiamo fatto un break di 2-0, poi ci siamo incredibilmente addormentati, qui va a prendere un bel pallone, Pedretti pesta la linea, aveva preso un'altra palla Leban, ci stiamo veramente addormentando, Teramo non sta facendo niente di eccezionale, palla su palla, possesso su possesso, difende al massimo, va dall'altra parte del campo, ragiona e segna. Io non capisco quale sia la causa del blackout. Sì, ricordo che nel primo tempo era successo la stessa cosa, poi Tedesco ha chiamato il time out e i ragazzi del Bologna hanno ripreso a fare quel gioco. E intanto c'è una bella palla di Pier Agostino per Leodori in posizione di pivot e segna ancora Teramo il meno 1, e sono 10 minuti passati del secondo tempo e Bologna ha praticamente buttato via tutto quel vantaggio che aveva accumulato all'inizio del secondo tempo. Ricordiamo che era 16-10 per Bologna
e adesso ci troviamo 18-17 ancora per Bologna, quindi meno uno per il Teramo, e sicuramente Tedesco è costretto a chiamare il time out. I giocatori un po' mestamente rientrano in campo: Argentin, Bosniak, Pedretti, Savini, Tedesco e Nardo. E adesso il Teramo sicuramente è rinvigorito da questo risultato. Bologna invece deve reagire agli ultimi 3-4 minuti giocati veramente male. Bosniak, Argentin e Savini, difesa sempre uguale del Teramo, molto profonda, anzi questa volta è quasi una difesa più uno su Bosniak, che prova a lanciarsi ma viene fermato dalla difesa. Tira Bosniak questa volta e si inventa un gol che un allenatore è contento perché ha fatto gol, ma non c'è stata una costruzione di gioco ma soltanto un'azione individuale. 6-0 la difesa del Bologna. In questo momento però avevamo bisogno di un colpo estemporaneo perché facevamo fatica a giocare in attacco, serviva un gol, ci eravamo inceppati, adesso serve una difesa delle nostre, bella, compatta, senza concedere errori. Se devono segnare, se lo devono trovare veramente con una costruzione molto articolata. Ed è sempre buona la parata di Leban sul tiro di Pieragostino, che in un eret tirava col polso veramente basso, bassissimo, ma Leban era bravo a vedere la palla e a pararla sul primo palo. Bologna in attacco, Pedretti pivot, sempre marcata uomo Bosniak, ma si sposta Bosniak a terzino sinistro, il difensore che Barbuti non lo segue, e segna ancora Bosniak con un tiro in doppio appoggio. E va 20-17 Bologna, un parziale di 2-0. Ed ecco che il time out di Beppe Tedesco sta dando i suoi risultati. Toppi per Di Giulio, ancora Toppi. Pieragostino, migliore in campo assieme a Gianpietro. Prova a lanciarsi Pieragostino, tira e segna. Segna un gol sicuramente che la difesa poteva fare di più. Settimo gol per Pieragostino, 5 gol di Gianpietro, un gol di Toppi, 3 di Leodori, 2 di Di Giulio. Questo è lo score fino a questo momento del Teramo. Ed è Bologna, ancora cambio di posto tra Savini e Bosniak, si lancia uno contro uno Savini. Argentin, bruttissimo il tiro, era dai 6 metri, ha fatto rimbalzare il pallone forse sulla linea dei 4 metri, la palla è andata 8 metri sopra la traversa. Leodori che viene fermato da Gherardi, sembrano quasi un po' pallidi in viso i giocatori del Bologna. Che dice Enrico? Io non sto capendo veramente, è una partita, la stiamo gestendo contro una squadra che per il momento ha dimostrato di meritare un passivo, perché c'è differenza fra le due squadre, sembra che stiamo tranquillamente lasciando andare la partita con troppa superiorità. A me non piace l'atteggiamento, vedo, come hai detto bene tu, facce abbastanza smunte. Pieragostino ci sta massacrando tirando da qualsiasi posizione, è un brutto momento, adesso serve veramente rimanere collegati perché si è cristallizzato il divario di una rete che è molto poco. E comunque Pieragostino, che come statura non è una grandissima altezza, però anche in questo caso io non ho visto assolutamente muro da parte della difesa del Bologna, proprio nessun muro, e quindi è un gioco da ragazzi per Pieragostino, che ha un tiro, un bel tiro, molto pericoloso fare gol sul primo palo, anche il portiere ci può fare poco. Ed è 9 metri adesso per Bologna, punteggio di 20-19 dopo 13 minuti e 43 secondi giocati. Si asciuga il campo, va dentro l'inserviente, Bologna ha la palla in attacco e aspettiamo che l'inserviente esca dal parquet di gioco per riprendere il gioco, appunto. Savini centrale, Argentin, ancora Savini, Bosniak, buona la palla di
di Bosniak per Pedretti, bella la palla, segna Pedretti ed è il primo gol per Pedretti, 21-19. E adesso è Teramo che attacca. Ancora Pieragostino, sempre nella posizione di terzino sinistro per Toppi, per Di Giulio. Dai e vai con Andrea Di Marcello. La difesa chiude bene del Bologna. Pieragostino che prova a lanciarsi. Toppi, parata di Leban. Bella parata, la palla va laterale, quindi il possesso rimane del Teramo. Bella la parata di Leban, sicuro, con due mani. Di Giulio nella posizione di terzino destro. Toppi per Di Giulio, ancora Di Marcello che prende la palla e ritorna alle linee 6 metri. Fallo di Garau su Toppi, 9 metri. Vedi un risveglio da parte dei giocatori del Bologna, Enrico? Stiamo provando a rientrare in partita dalla difesa. Adesso Pieragostino viene molto ben neutralizzato, è sotto passivo. Vediamo se adesso gli arbitri saranno un po' più ligi nel rispetto del numero dei passaggi. Viene fatto ripetere il 9 metri, c'è Di Marcello che tocca per Pieragostino, attenzione, la palla ancora per Leodori che scivola, giustamente inversione di possesso, non riusciamo a ripartire bene, in contropiede ci prova Argentin, devastante, è chiuso Nardo da Leodori, va da Savini, deve trovare un gol per sbloccarsi, prova invece a far circolare il pallone dalle parti di Argentin, è costretta a giocare invece un'azione piazzata Bologna, Bosniak mette dentro un grandissimo gol! Un grandissimo gol di Bosniak, 22-19. Dobbiamo giocare in questa maniera, semplici, fare le cose per bene e soprattutto difendere. Nulla può su un gesto tecnico notevole di Bosniak, il portiere del Teramo, che praticamente era a sinistra del difensore e aveva solo il braccio sulla destra e ha trovato un gol spettacolare in sottomano. Ed è Di Giulio Gian Pietro che è rientrato in campo per Pieragostino, ma viene fermato dalla difesa. Parziale di 2-0 per Bologna e quindi 22-19 dopo 16 minuti e 15 secondi dall'inizio, quindi poco meno di 14 minuti ancora da giocare. Pieragostino che si lancia, ci crede molto nel suo braccio e infatti prova sempre a trovare lo spazio per il tiro. Leban lancia in contropiede Nardo che segna Nardo il quarto gol, è buono questo terzo gol di vantaggio, voglio dire, siamo 22-23-19, 4 gol più 4 dopo essere stati a soltanto più 1 in questo secondo tempo, Bologna riprende il vantaggio di più 4. Toppi per Pieragostino che si era spostato all'ala sinistra, viene su, salta come un grillo e piazza un altro gol dai 9 metri. Argentin perde palla ed è Barbuti che la recupera in contropiede, segna Barbuti, un'ingenuità, veramente un'ingenuità di Argentin. Argentin sembra quasi che abbia un po' timore. Ha fatto diversi errori in questo secondo tempo, Enrico. Io resto della mia idea, li stiamo assolutamente tenendo in partita. Poi Teramo è una bella squadra, c'è da dire la verità. Mentalmente sempre sul pezzo, hanno un terzino che è un signor terzino. E noi però facciamo degli errori clamorosi, estemporanei, così andiamo bene, prendiamo il parziale e poi ci addormentiamo. Qui Savini va a prendersi una brutta spinta perché anche due mani al petto, sì, Monitillo intima al giocatore di alzarsi, ma a me la direzione sportiva non sta piacendo sinceramente. Sì, forse ci stavano i due minuti qua per Barbuti che ha veramente spinto con forza Savini. Un po' non brillantissimo Savini oggi, Enrico. No, anche perché ci eravamo abituati molto bene a Colonia, la miglior prestazione stagionale. A Oriago ha fatto una gran partita. Dobbiamo però ricordare che ha giocato anche in settimana con l'Under 21, protagonista assoluto della vittoria su Romagna. Vediamo se Bosniak prova la conclusione o scarica. Prova lui a tirare palla e questa è una trattenuta. È giusto. Due minuti per Di Marcello perché ha fatto una giocata di grande esperienza, ma ha trattenuto Pedretti che sarebbe arrivato sulla seconda palla. Quindi giusto.
giusta la visuale dell'arbitro e va a prendersi questi due minuti. Superiorità da sfruttare questa. Intanto Savini e Argentin non si erano neppure accorti che la palla era in possesso del Bologna, infatti stavano aspettando sulla linea di difesa loro, ed è Bologna che in superiorità sul punteggio di 23-21 prova a fare gol. Argentin e Pernardo che si lancia dalla sua posizione ideale e segna Nardo il suo quinto gol. Più 3 Bologna, 18 minuti e 43 secondi giocati. Rispecchia un po' la grinta del suo allenatore Teramo, che un giocatore che non ha mai mollato quando giocava e anche come allenatore si fa sentire, ed è Teramo che è adesso in attacco con Di Giulio, Pieragostino marcato a vista da Argentin, ancora Di Giulio che tira sul primo palo ma la palla ritorna fuori. Leban aveva ben chiuso lo specchio della porta. Nardo che prova a lanciarsi, un passaggio di Argentin per Guerau che prende la traversa e la palla va fuori. Era anche un bel tiro in pallonetto, peccato, la palla va giù a 10 centimetri dalla riga ed è facile preda del portiere. Di Giulio, Toppi, Pieragostino, la difesa del Bologna che è cambiata anche perché Teramo è in inferiorità numerica. Di Giulio che prova a giocare uno contro uno, para Leban il tiro di Barbuti, la palla di nuovo al Bologna che prova a spingere. Bosniak per Savini, ancora Savini per Argentin, ancora Nardo e segna Nardo un grandissimo gol, tutto di polso. Nardo che è anche oggi penso abbia il 100%, Enrico. Era difficilissima questa palla perché era già scattato e gliela data indietro, ha dovuto lavorare solo di polso, ha fatto un gol straordinario. Nel momento più difficile è Giulio Nardo che ci sta tenendo con la testa nettamente avanti. Siamo tornati allo stesso punteggio con il quale si era concluso il primo tempo, ovvero il più 4. Mancano 9 minuti e mezzo, sostanzialmente annullato lo sforzo di Teramo. Io una cosa non riesco a capire, perché tutto sto nervosismo? Io questa cosa non la riesco a capire. Non riesci a capirla tu, Enrico, non riesco a capirla io. Dovrebbe essere... La pallamano è un gioco di divertimento, è un gioco e tale deve essere. Devono divertirsi i ragazzi e se i ragazzi del Bologna si divertono, io penso che in questo girone possano vincere tutte le partite, assolutamente tutte le partite. E comunque, Toppi per Gianpietro che è nella posizione di terzino destro, ancora Pieragostino, uomo più pericoloso fino a questo momento, Pieragostino che va a tirare dai 9 metri, ma questa volta Leban para un tiro che non era come gli altri, facile preda di Leban che lancia la velocità del Bologna. Argentin, Savini io lo vedo stanco perché altre volte con un'azione del genere sarebbe andato direttamente in porta, invece ha preferito sulla linea dei 7 metri dare palla ad Argentin che è stato fermato. Bosniak, Savini viene fermato, c'è da battere 9 metri, Pedretti per Savini e questa volta finalmente Savini si lancia e segna il suo primo gol in questa partita. 26-21 ed è più 5 Bologna. Speriamo che questa sia stata l'accelerata del Bologna e che continui. Intanto c'è Andrea Di Marcello che segna anche lui il suo primo gol, posizione di pivot. Pedretti che rimette in gioco per Savini. Entra Cimatti, proviamo a sfruttare anche un po' di freschezza soprattutto sulle ali. Abbiamo 4, sono brave, è giusto farle ruotare. Importante anche il gol di Savini, ha ripreso convinzione e qui va a prendersi uno sfondo, attenzione al contropiede di Teramo, brava Bologna a rientrare. Savini è fondamentale per noi soprattutto in difesa, stiamo concedendo un palleggio di troppo. Gianpietro costretto a giocare ragionato, Toppi ancora per Pieragostino, è una Teramo che non vuole uscire da questa partita. Più 4 per Bologna, ma palla in mano per Teramo. Palla in mano per Teramo, 26-22, mancano 7 minuti e 30 secondi alla fine. Savini ferma Toppi,
e Teramo riattacca. Gianpietro per Toppi, ragionatore in questo momento della squadra, che incrocia con Gianpietro per Pieragostino, che non ha più quel tiro probabilmente del primo tempo e della buona parte del secondo tempo. Brutta la palla di Bosniak per Pedretti, persa palla da Bosniak, anche qui non si capisce perché buttar via una palla così. 6 più 4, mancano poco più di 7 minuti e un secondo alla fine. La palla è da tenere, la palla è da tenere, da giocare un attacco organizzato, far passare il tempo, e questo dovrebbe essere il gioco di una squadra che è prima in classifica, che ha perso soltanto una volta, Enrico, Bologna, vero? Sì, sì. E due pareggi, quindi dovrebbe gestire meglio l'attacco. Ma anche perché, ripeto, siamo sopra, mancano 7 minuti, non ha senso fare un'azione accelerata se non c'è un passaggio chiaro. Fossimo in svantaggio, dovessimo recuperare una partita in grave svantaggio, avrebbe anche senso provare a forzare queste soluzioni, ma così no. Quindi, ripeto, abbiamo degli ottimi esterni, ma devono far circolare meglio la palla. Adesso la palla deve morire nei nostri polpastrelli, perché Teramo è viva, è vivissima, è tornata sotto di una sola lunghezza, e questo vantaggio 26-22 per il momento non ci dà certezze. 7 minuti e un secondo da giocare, 26-22 per Bologna, Teramo, palla in mano. È entrato Matteo Di Marcello in pivot nel Teramo, fa l'ingresso in campo, ed è Andrea Di Marcello nella posizione di centrale. Probabilmente Teramo giocherà con doppio pivot, e infatti è così. Gianpietro e Pieragostino si scambiano la palla, Di Giulio che viene su dall'ala destra, Pieragostino per Gianpietro, che serve Pieragostino, prova a finta il tiro ma non ci riesce, ed è Gianpietro che trova un gol insperato per Teramo. Accorcia a -3 le distanze con Bologna. Gherardi è rientrato in campo, Bosniak nella posizione di pivot, Argentini terzino sinistro, Savini centrale, Gherardi terzino destro. Argentini che prova a districarsi dalle maglie della difesa del Teramo, sono 9 metri per Bologna. Bosniak per Savini, Bosniak ancora in pivot, prova a spingere Savini uno contro uno, c'è fallo su Savini ed è 9 metri ancora per Bologna. Gli arbitri non hanno ancora alzato il braccio del passivo, soventemente hanno alzato il braccio per Bologna molto velocemente, questa volta niente. Gherardi che fa un 1 contro 1, fa un 1 contro 1 e segna il vantaggio di 4 gol per Bologna. Un'azione un po' così, non so se fosse passi, però gli arbitri non hanno fischiato e quindi regolare il gol. Gianpietro per Pieragostino, sono loro due che in questo momento fanno il maggior gioco del Teramo. Di Giulio viene fermato da Garau, gli arbitri fermano il gioco a 4 minuti e 58 secondi dalla fine per far asciugare il parquet bagnato dalla maglia sicuramente molto sudata di Di Giulio, il quale ha giocato fino adesso sempre dall'inizio della partita. Crede molto l'allenatore in questo giocatore molto giovane, è un 96, mancino. Ed è Pieragostino che prova a lanciarsi uno contro uno, viene fermato da Gherardi, numero 25 del Bologna. Ancora Gianpietro, sono loro due i giocatori che cambiano la palla per poi darla a Di Giulio, che viene parato da Leban, ed è Savini che vuol servire la palla a Gherardi e perde palla Savini, e il numero 10 del Teramo, l'omonimo Savini del Teramo, che va a segnare contro un incolpevole Leban. Ingenuità di Savini,
Ma non è tanto l'ingenuità di Savini, è che stiamo continuando a sbagliare. Però questo qui devi dar due minuti, perché ha preso il collo per affossare Savini. Noi non protestiamo mai, però insomma qui due minuti c'erano abbastanza nitidi. Ci prova Argentin, grandissimo gol questo di Luca Argentin, che ci riporta sul più 4. È un gol fondamentale. Io non mi soffermerei sul gol di Savini. È che tutti quanti nei momenti cruciali abbiamo sempre sbagliato una cosa piccola, ma che ci porta sempre a rimanere attaccati a Teramo. Qui c'è il gol, il bel gol di Di Marcello, che fa meno 3 sul 28-25 per Bologna. Andrea di Di Marcello, perché comunque ci sono tre Di Marcello nel Teramo, e sono Pierluigi, Andrea e Matteo. Difesa uomo su Savini, e Tedesco chiama time out. 3 minuti e 29 secondi alla fine, 28-25 per Bologna, e sicuramente il mister Tedesco vuole parlarci su. Si riposano anche gli arbitri, i quali bevono un po' d'acqua per gli ultimi 3 minuti e 29 secondi di questa partita. Nel Bologna, Enrico, sono entrati tutti tranne Racalbuto, forse lamenta anche un mal di schiena, non so, si tocca in continuazione la schiena. Enrico, cosa deve fare il Bologna per in questi 3 minuti e 29 secondi che rimangono? Tanto è fondamentale segnare in questo possesso, gestirlo bene questo possesso, perché siamo lontanissimi dalla chiamata del passivo, dobbiamo avvicinarci al 30esimo. Segnare, rimettere 4 reti di distanza e soprattutto respingere gli attacchi di un Teramo che, se ci prova in questi ultimi due assalti. Bene, Cimatti per Gherardi, difesa uomo su Savini, ancora Gherardi, uno contro uno, e segna Gherardi, un gol importantissimo, sicuramente importantissimo. Pier Agostini. Si è fatto male Gherardi, adesso vedremo quale sarà la scelta di Beppe Tedesco. Ha chiesto il cambio, probabilmente un dolore muscolare per Simone Gherardi. Teramo intanto ci prova, scoccato il 27esimo, Gian Pietro, la finta per Pieragostino, bellissima questa circolazione, ma è molto ben chiusa la difesa di Bologna, ancora reitera nel possesso palla, velocissimo, Teramo ci prova con Gian Pietro e mette dentro il gol del meno 3. Mette dentro il gol del meno 3, prendendo controtempo il portiere. In sostanza Leban è andato dall'altra parte rispetto al pallone, ma Gherardi continua a giocare, quindi probabilmente è nulla di grave. Argentin per Garau, ancora Argentin uno contro uno, perde palla Argentin, bruttissima palla persa di Argentin, non deve succedere. Leban para il contropiede di Savini, grande parata di Leban. 2 minuti e 8-7 secondi da giocare, più 3 Bologna, 29-26. Pier Agostino, Andrea Di Marcello, che in questi ultimi 7-8 minuti sta giocando centrale, serve Pier Agostino che prova a lanciarsi per Gian Pietro, la palla però per Savini va fuori lateralmente, non era precisa, quindi palla persa del Bologna con Argentin, palla persa di Gian Pietro per Teramo, e Bologna che va in attacco. 1 minuto e 35 secondi da giocare, Savini per Gherardi, questa volta è presa uomo Bosniak da Savini del Teramo. Savini uno contro uno, palo di Gherardi, Di Giulio che si invola in contropiede palleggiando per tutto il campo. Sicuramente sono 2 minuti per Garau che lo ha fermato, 2 minuti per Garau. Ecco, queste cose sono quelle da evitare nei giocatori del Bologna, perché a 1 minuto e 20 secondi non si può fare, non si può prendere un'espulsione di questo tipo. Bisogna rimanere sempre con 7 uomini in campo, non ha senso. Poteva anche fare gol il Teramo e non era importante sul più 3. Di Gian Pietro che tira ma para Leban, casca per terra ma si rialza. Pier Agostino, 50 secondi da giocare, prova a dare palla al pivot, a Matteo Di Marcello. Matteo Di Marcello, ma non riesce a tirare.
47 secondi alla fine, la partita io penso sia ormai sicuramente nelle mani del Bologna, ed è direi, Enrico, questa un'altra vittoria del Bologna, sofferta ma un'altra vittoria. Molto pesante, era importante tornare a far punti in casa, che abbiamo visto forse è più difficile per Bologna. Ci prova Di Marcello, trova una murata, vediamo come giocare questa azione, però Leban la deve giocare perché sarebbe stupido incappare in una chiamata di passivo. Sarebbe veramente stupido incappare una chiamata di passivo. Ci prova adesso Bologna ad insistere, ad accelerare. La palla per Bosniak, possiamo andare fino in fondo. La palla per Argentin, difficile. Si va da Cimatti, non difende più Teramo, ma non possiamo morire con il pallone in mano se gli arbitri ci chiamano passivo. Gli arbitri non lo chiamano, ci prova Bologna adesso, palla dentro, palla persa. In maniera abbastanza ingenua. Vediamo se Teramo può chiudere col gol, Gianni. 10 secondi alla fine, Pieragostino. Ancora per Toppi, fa muovere la difesa, Toppi va dentro e segna il gol e finisce 29-27 la partita qua al Palasport di Castenaso. Il Bologna sempre primo in classifica. I risultati dagli altri campi: Modena Oriago 20-29, Albatros Ragusa 34-19, Gaeta Fondi 23-25, Benevento Conversano 23-28, Trieste Eppan di Misura 24-23, Malo Bolzano 23-36, Mezzocorona Merano 17-20, Carpi Cingoli 24-25, Fassano Valentino Ferrara 36-21, Romagna Tingoli 24-31. E abbiamo tempo, Gianfranco, ancora? Sì, e abbiamo i gol di Giulio, 2 gol. Leodori 3 gol, Barbuti 1, Di Marcello Andrea 2, Toppi 2, Rossi 0, Giampietro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gol per Giampietro e 9 gol per Pieragostino, 1 gol per Savini, e questi sono per il Teramo. Per Bologna invece Garau con un gol, 3 gol Tedesco, 1 gol Bonassi, 4 gol Argentin, 1 Savini, Gherardi ne fa 5, Nardo ne fa 6, Bosniak ne fa 6, Nascetti ne fa 1 e Pedretti ne fa 1. E a tutti voi radioascoltatori un grande saluto da questi microfoni di Radio Handball Italia, l'unica radio che fa solo pallamano e trasmette solo pallamano. A tutti voi un arrivederci, al prossimo incontro.